davvero di pochissimo. Sì, neanche eh? Poi così tanto, comunque vuol dire che gli azeri sono piaciuti tantissimo. Sul ghiaccio la coppia tedesca Nelly Ziganshina, Alexander Gazi, loro presentano un arrangiamento particolare di Romeo e Giulietta. Cominciamo caduta. Subito malissimo qui. E il pubblico adesso un pochino cerca anche di incoraggiarli. Sono stati bravi a veramente a riprendersi dopo la caduta iniziale, perché non era facile
adesso sono un po' pietrificati, veramente non riescono a capire come questo possa essere successo, però poi si sono ripresi e hanno portato a conclusione un bel programma. Nelly Ziganshina, Alexander Gadi, intanto do anche il benvenuto a Barbara Fusarpoli, tra poco andremo proprio a sentire anche Barbara sulle sue coppie, Fabrizio e Franca. Allora sì, stranissimo la caduta subito all'inizio, perché poi veramente sui passi dove erano abbastanza semplici stavano solamente prendendo un attimo di velocità, quindi quasi inaspettata la caduta. Sì, sembrava una transizione proprio, sì, una proprio, transizione facile. Sì, infatti era una posizione abbastanza facile, adesso spero che la regia faccia vedere il replay. E poi comunque sono stati bravissimi perché hanno iniziato poi a pattinare e da quello che sembra che abbiano fatto, hanno fatto veramente un programma ottimo per quello che riguarda gli elementi tecnici. Sì, io ho un po' di contrasto tra l'impressione che ne ho avuto generale, nel senso che forse quella caduta iniziale mi ha condizionato un po', perché hanno perso davvero tanto tempo. Lui guarda, è caduto, ma poi prima che si è rialzato, ecco, guarda, lui cade, scivola, poi sì, si rialza, poi non la trova. Cioè, sì, che poi è, guarda, quando il ghiaccio si rialza, sono passati, credo, sì, almeno 5 secondi. Sì, sì, poi quando il ghiaccio comunque è così bello liscio, tu cadi, ora che ti ritiri via, su, scivoli esatto, via come una saponetta. E poi ti dirò, sì, in effetti probabilmente le caratteristiche per i livelli ci sono tutte, però per, non so, per il mio occhio da esteta, da fuori pista, non mi hanno così tanto appagato. Io vedo un po' di disordine, un po' di posizioni bravissimo, non finite, di quello è sicuramente andrà a vedersi poi per quello che riguarda i componenti del programma. Infatti questa coppia tedesca è una coppia che solitamente è estremamente solida per quello che è l'aspetto tecnico. Durante la stagione ha dimostrato sempre di ottenere ottimi risultati per quello che riguarda il punteggio tecnico, soprattutto nella shore dance. Loro veramente sono una coppia particolare per quello che riguarda invece la coreografia e l'interpretazione per quei components. Allora io, mentre aspettiamo il risultato della coppia tedesca, chiedo a Fabrizio di passare un attimo la cuffia a Barbara Fusarpoli. Barbara, subito volevo avere la tua impressione sulle tue coppie mentre aspettiamo il punteggio della coppia tedesca. Beh, buonasera a tutti, ciao Arianna. Allora, io sono tanto, tanto contenta perché entrambe le mie coppie, sia Marco e Charlène per l'Italia che Tania e Stefano per la Germania, hanno pattinato davvero bene stasera al primo appuntamento europeo, quindi per loro veramente una novità, hanno reagito bene, siamo molto contenti. È vero, siamo undicesimi con Marco e Charlène, non decimi, ma...